Permettete, non c'è fiera che tenga. Io ti devo intervistare. Buongiorno Felice Milani. Buongiorno caro, come stai? Io molto bene, grazie. È un po' di tempo che non ti vedo e loro non ti vedono. Siamo tutti molto preoccupati. Cosa ne pensi della fiera? Io penso che sia un bel ritorno. Sì, è importante per il senso che non c'è molta gente, ma c'è gente giusta. Capisci? Cioè, quelli i diretti interessati nel vending. Sì, e vedo che peraltro ci sono moltissimi addetti ai lavori che desiderano investire, desiderano scoprire le novità che sono state presentate qui in questa manifestazione e che nel frattempo si girano intorno. Dico una novità, poi ti avrei avvisato al momento opportuno, però da già che ci sei, sto... Dici in diretta. In diretta. Sto facendo una nuova palettina in carta. Eccolo. In carta, che va bene, biodegradabile tutto, che non si scioglie col calore, che tiene, quando è il momento, adesso il problema è impilarle, che stiamo facendo una macchina nuova, però come palettina manuale va alla grande. Scusami, non è in plastica, non è in legno, ma è in carta. Sì, carta, cartoncino. Questa è vera innovazione. Ma io spero che la gente mi capisca, perché il problema, perché ho fatto questo studio, io ho tanti clienti qua in Francia e nel 2020 dicono che vogliono eliminare tutto quello che è il monouso, la plastica. Ecco, allora mi sono deotto che mi molestava. Felice, cosa facciamo? E Felice, cosa facciamo? Perché la palettina in legno, qual è il problema? Rilascia. Se tu prendi tre palette nell'acqua calda è come bere un tè. Per evitare questo, la palettina è stata fatta in, diciamo, solo ed esclusivamente per il gelato, e sul gelato le mettevano la cera. Però dagli la rugata, come dico io, con la palettina in cera caldo si va a sciogliere la cera che c'è dentro. E non va bene prendere una bevanda con la cera. Mettiamoci un po' più in qua, altrimenti ci passano tutti davanti. Ecco, allora io le ho le palettine in legno, le sto vendendo chi me le chiede, però non è il top dei top, perché oltretutto quando cascano nel bicchiere galleggiano. Ed è facile, quando le togli la palettina resta su, prende dentro e ti casca fuori. E allora Felice, quando avremo la possibilità di mostrare agli amici di vendingnews.it? Ti faccio io una bella comunicazione. Ecco. Adesso, cioè stiamo lavorando, abbiamo fatto un impiantino, va bene, adesso l'unico problema è da svilupparla bene. L'abbiamo già brevettata, ci siamo parati un po', no? Come si suol dire, poi speriamo in bene, che va bene. Però l'ho fatto esclusivamente per la Francia, perché da noi va bene. Però ancora la paletta in plastica. Sì, la paletta in plastica va. Però mai dire mai, mai dire io mai. Sto facendo questo, speriamo in bene. Ti terrò informato molto su tutto. Ti darò anche tutte le caratteristiche al momento opportuno. Bene. Questo non può fare che piacere a noi e a loro, anche perché ricordiamo sempre che essere informati su quelle che sono le novità legate al mercato è importantissimo. Scusa, tu hai visto che sviluppo ha avuto il bicchiere in cartoncino? Molto. E io devo seguire loro, perché è inutile che ti vendono il bicchiere in cartone e usano ancora la paletta in plastica, anche perché la legge tra poco non lo consentirà più. Allora io sto facendo questo sperando che abbia invece di andare in pensione, godermi. No, tu non ci andrai mai in pensione, non sei il tipo da rimanere fermo, Felice. No, però mi diverto ancora, fin quando mi diverto
vado avanti a pedalare in salita. Sei sempre un grande, però ricordo. No, sei tu ad essere un grande, sei un grande di età e in termini di personalità, di creatività. Felice, saluta gli amici di Vending TV e VendingNews.it. Un carissimo saluto agli amici, ai clienti e ai concorrenti. Sei molto caliente con questo accento. Va bon, dai. Ciao a tutti e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Felice che ha partecipato al gioco delle interviste, come dico spesso quando ci incontriamo nel corso di fiere e manifestazioni nei corridoi, a loro insaputa. Io gli faccio dei veri e propri agguati. Felice, ci sentiamo, ci vediamo presto con loro che stanno dall'altra parte. Amici, voi non andate via perché tra poco arrivano nuove interviste con altre novità presentate qui a Vending Paris 2017. Vi saluto e buona giornata a tutti.